Eccoci qui, siamo pronti per questo bel viaggione. Ora è 5:20 e via così. Siamo partiti con l'aereo, con la mia mammina, col mio fratellino e qua c'è papà. Solita paura folle. Vi faccio vedere che bella quest'alba. Siamo arrivati in centro città dopo un po' un viaggio della speranza, quasi in centro. Devo dire che il paesaggio mi sembra molto bello. L'unica cosa è che ho scoperto, mio malgrado, che l'orario del tramonto è alle 3:30 di pomeriggio. Cioè, tornerò a casa che sarò grigia e morta probabilmente. Vi aggiornerò. Ecco la stazione centrale. Spacca, super belle POC, io apprezzo molto. Un po' controluce, ma guardate che carina questa isoletta. Tra l'altro ho scoperto che questo non è un fiume, ma è il mare che si incanala in una sottospecie di fiume. Eccoci qua. Queste sarebbero le due casine di Stoccolma, le più famose. Ve lo farei anche da più lontano, ma ci sono i mercatini di Natale, in cui a breve ci infiltreremo. Guardate in che posto carino siamo andati a fare una bella colazione. E guardate quanti sono grandi, cioè è una mano. Mamma mia, che gioia del Natale, come sono contenta. E vorrei commentare che qui in Svezia, a quanto pare, c'è un consumo spropositato dei dolci. Ovunque ti giri c'è un negozio in cui ti vendono delle caramelle. Però guardate questa ficata, pieno di viuzze che portano ad altre viuzze. Ecco come fanno i tipici dolci. Che bravi, fatemi tutti i miei cinnamon rolls più che potete. Che bello scorcio di Stoccolma, questa bella piazzetta con gli alberelli. Eccoci qui davanti al mercato, tutto super natalizio. Entriamo. C'è meraviglioso. Meraviglioso, mio fratello vuole solo mangiare gli assaggi, vuole fare un po' il barbone. E che dire, c'è una meraviglia, quanto è in mood natalizio. Tutto molto bello, ma sono le 2:30, cioè sembra tipo, non lo so, e 5 di pomeriggio. Ecco, 3:15, buonanotte al secchio. Però direi che la vista non è niente male. Siamo arrivati finalmente nella casina dopo ore di freddo e gelo e adesso facciamo un bel brindisi. Buongiorno a tutti, giorno 2 del vlog, del viaggio. Come sempre un freddo che non riesco neanche a parlare, c'ho tutta questa parte anestetizzata. Infatti non ho abbondato con il blush, è freddo, tutto questo rosso che vedete. Volevo anche commentare che pensavo di vergognarmi a parlare così in pubblico. Sarà che non mi capiscono, ma soprattutto perché sono una grande youtuber. Nessuno vergogna. Tra poco metto via il telefono perché la mano si potrebbe staccare. Stiamo facendo una passeggiatina sul lungo fiume, mare. Però guardate che belle casine che ci sono. È tutta più o meno così Stoccolma, molto bella. E qua abbiamo il lungo fiume. Ecco il comune, molto carino, con questo puntone verde e oro. Si affaccia sul lago barra mare. No, bellissimo, super romantico qua. Oggi andiamo a fare un bellissimo giro in barca, spero al calduccio. Cosa c'è qua? Molto figo. Ecco qua il patio del comune. Qua i signori svedesi si trattano bene.
ma che bei paperozzi. Ciao! Siamo arrivati sull'isoletta con un bel ponticello e dietro a questa isoletta ce n'è una ancora più piccola e visiteremo anche questa. Volevo approfittarne per farvi vedere casa mia, la mia camera su questa torre della principessa. Qua ci doveva essere un bel veliero che non c'è invece. Questa invece è l'isoletta piccolissima che è proprio, ci sono queste due, c'è questo castello bellissimo, quella casetta e riga. Dopo un po' una scarpinata abbiamo trovato il veliero, molto carino, però il paesaggio niente male. Ora ci siamo rifugiati in questo baretto molto carino, natalizio, e abbiamo mangiato qua un pezzo di pane con del brie. Voglio dire, tipico di Stoccolma. Il brunch tipico di Stoccolma, ma io direi che a Stoccolma, a meno che tu non prenda dei dolci, guardate che bello, super tipico. Dovrei entrare io in pista e fargli vedere un po' di mie schillate. Eccoci partiti con la barchetta. Che bello, che bello. Poi tra l'altro c'è anche l'audioguida che ci racconta un sacco di cose belle, tipo che Stoccolma è su una isola a forma di cuore. Grande informazione culturale, vorrei dire. Nel lago, che d'inverno, quando fanno migliaia di gradi sotto zero probabilmente, la gente ci viene a pattinare. Che figata. Alla zona un po' più moderna, specchiata, al buio ovviamente, perché ormai sono le 3 di pomeriggio, insomma, quindi è ora di andare a letto con la copertina. Al warm glog con il vin brûlé, i biscottini. Cheers! Siamo tornate a casa e ne approfitto per fare un po' di riprese ora, perché veramente, cioè, io là fuori sarò ripetitiva che dico sempre che ho freddo, 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 ma c'è veramente un freddo che pela, cioè proprio non ragioni, non riesco neanche a tirar fuori dalla tasca il telefono perché fa troppo, troppo, troppo freddo. E comunque volevo dirvi che aperitivo, e volevo anche dirvi questa curiosità molto divertente della Svezia, che praticamente per comprare da bere in Svezia bisogna andare in negozi appositi, cioè tipo nei supermercati non ti vendono gli alcolici, cioè proprio non te li vendono, assurdo, oppure ti vendono tipo delle birre con 0,3 gradi, ma bazzecole. Cheers! Va a rubare l'alcol dal proprietario di casa, che ha espressamente detto di non berlo. Vodka Absolute. Tina Turner, the best. Dai, ma fa cagare, ma allora, che schifo.